Compri solo le trofie perché non scuocia, perché non scuocia. No, scuocia. Mi sembra un po' troppo precoce. Musica contro le trofie. Musica contro le trofie. Non mi piacciono le trofie. Troppe, troppe, troppe. Non mi piacciono le trofie. Eccoci! Ciao! Eccolo! È chiusanza, no? No, no, ma è un video? Ciao! We're
from a departed love song. Certo. Io lo sto dicendo tutti, tanti, però qui è la violenza. Quando entri qua, quando entri qua, mi è capottato. È vero, anche a me. Concordo, te l'ho detto anche alle audizioni. Ma è capottato qua. Grazie. Te lo dire niente, ma lui non ci sente. E poi è più internazionale ancora dell'inglese. No, lo devo dire, ma non ci sente. È una diversione. Ah, sì, vai. Vai tu. Scusate, me l'ho scordata a Montegro, ma in realtà è perché stava lì da un angolino, volete vedere dove? Lì, esattamente lì, e anche Smile from Godzilla, Olivia, che ha una chitarra meravigliosa. Ti piace? Sì, I Love Catastrophe ce li odierei oggi, perché poi... No, però c'è quello di Music for Change, l'anno scorso c'era, non so dov'è, ora lo trovo. Fotografa? E social media manager. Yeah. Montegro. Yeah.
riparte, la carovana riparte. Lula dov'è? Stiamo per entrare, io e la mia chitarra, nel palco di Music for Change. Un abbraccio. Take me out now. Don't come so close to me. Is this the reality? Can I sleep on a cloud? Take me out for now. It's you and me in the same spell. Daisy voleva morire. Le ruote di un treno merci, prima dichiarò il suo amore, è un robot dalle sembianze umane, Mary Jane è un mucchio di codici, con le strane forme, eppure il tuo odore è un faro che di notte mi travolge in pieno, cambiamo forma, svaniamo nel nulla. Con molteplici identità. I fell asleep in your electrical cable. The song of a siren, the scene of a miracle. Online, offline, where are we now? In my head, the sheets are burning. In this mirror war, I can be whatever I want. Can I travel to time? Or will tomorrow be love? Intanto complimenti. Grazie. Con Zibba cioè, hai fatto una cosa molto originale, questo è indubbio. Ci sono tanti riferimenti musicali dentro che mi piacciono, anche se non sono, non perché tu li stessi scimmiottando, cioè proprio si sente, c'è quel secondo accordo che metti sulla chitarra che io sento Nick Drake e volo, però alla fine ecco, è un pezzo che richiede attenzione e quindi questo per me è sempre un valore positivo. Affascinato molto il mix italiano-inglese, il mix che ho avvertito d'orecchio di diversi generi musicali, e direi che hai colpito appieno il tema che da trattare, che non era assolutamente facile, non è da pochi. Grazie, grazie mille. Sì, è un tema su cui ci scontriamo ogni giorno, però vanno a parlare poi, non facile.